Ciao fragoline, nuovo video dei Gratta e Vinci. Allora, ho visto tanto che questi video dei Gratta e Vinci sta spopolando, in senso sta piacendo molto sul mio canale, perché ho visto tantissime visualizzazioni, per cui grazie davvero. Per chi guarda questi video e per chi si è iscritto al canale, per chi invece non si è ancora iscritto al canale, iscrivetevi al mio canale che vi aspetto. A parte, vabbè, i commenti cattivi sempre sotto in questi video, ci sono sempre. Comunque, ribadisco che ogni volta che registro questi video di Gratta e Vinci, tutti i commenti saranno revisionati da me. Per cui, anche se voi scrivete un commento cattivissimo, io lo cancello e non potete, diciamo, leggerlo sul mio canale, o tantomeno gli altri non possono leggere il vostro commento. Per cui, se è un commento gentile, ok, ma se è un commento brutto, vanno tutti revisionati, anche quelli belli andranno tutti revisionati, così almeno cancello solo i commenti offensivi brutti che ogni volta ricevo sotto in questi video dei Gratta e Vinci. Detto questo, io vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho fatto una botta, cioè in senso che voglio iniziare quest'anno con i Gratta e Vinci a botta, per cui ho deciso di comprare questo che è Ricco Natale. Che l'ho visto al Bennett, e allora ho detto no, lo voglio prendere. Non l'ho mai visto proprio qua dove abito io. Allora, la prima volta che l'ho visto appunto nel supermercato, ho pensato a ricette e risate in pochi minuti e ho detto: lo devo prendere. Se ha vinto lei, spero che questa volta mi porta fortuna con questo Gratta e Vinci, pensando a te. E allora, dato che anche lei fa i video dei Gratta e Vinci su YouTube, andatela a seguire. Ricette e risate in pochi minuti, ve lo lascio qua il nome e anche sotto il suo canale. Per cui vediamo se questa volta vengo anch'io, qualcosa, una cifra un po' di più. E poi ho preso Numerissimi. È un magico Natale, anche se è Natale finito, c'erano questi Gratta e Vinci, quelli abbastanza carini, e allora ho preso questi. Questo invece me l'ha dato il ragazzo, per cui calcolate che l'ha preso lui a caso. Io gli ho detto: prendi un Gratta e Vinci a caso di 5 euro, e alla fine, cioè, ho proprio speso il botto con questi tre Gratta e Vinci, però ho deciso di dividere ovviamente i video, e questi due ve li farò vedere nel prossimo video, così almeno avete due video di Gratta e Vinci da vedere. Iniziamo con questo che è grande, è lungo e ci metto di più, per cui proviamo a vedere se porta fortuna e se vinco anch'io. Iniziamo, e se volete vedere gli altri due Gratta e Vinci per vedere se ho vinto, iscrivetevi al canale che vi aspetto. PS, non ho detto questa cosa qui. Se avete notato, tutti e tre i Gratta e Vinci non l'ho grattati, non ho grattato la barretta sotto, dove io con l'applicazione vedo se il biglietto è vincente o no. E dato che volevo fare questa scena sorpresa, ho deciso di non grattarlo, per cui non so se il biglietto è vincente, se sono tutte e tre vincenti o perdenti, per cui volevo già spoilerare questo, precisare questa cosa qua. Iniziamo e vediamo se abbiamo vinto. Allora, iniziamo e gratto con i 50 centesimi. Non so se lo vedete bene, ma se io faccio un po' di zoom. Iniziamo dal primo gioco, anzi, prima vediamo il bonus, che ci sono qua tutti e due i bonus. Per cui iniziamo dal primo bonus. Proviamo. Ok, il primo bonus è il guanto. Il secondo
è il tappo. Ok, allora iniziamo con la prima giocata. Qua dobbiamo trovare le figure uguali. Slitta, spero che si vede. Poi abbiamo la finestra, le carte, il razzo, Babbo Natale, il calendario. Ovviamente sta andando via il sole e inizia a vedersi un po' male, però Babbo Natale, e siamo a 2. Tombola. E per finire la slitta. Niente, direi che questo è perdente perché non abbiamo trovato le figure uguali. Andiamo con questo. Scusate, ma c'è il coso. Allora, i nostri numeri sono 59, 13, 42, 60 e 19. Per cui vediamo, il bonus lo lasciamo per ultimo, vediamo se riusciamo a trovare uno di questi numeri qua. Allora, iniziamo da questo. Qua è 51. Niente. Cinquantadue, niente, iniziamo bene. 25 non ce l'abbiamo. 15, niente. 38, niente. 29 non c'è. 43, abbiamo il 42, tombola. Sembra di giocare a tombola. 28 neanche. 40, c'è il 42, che sfiga. E poi c'è il 16, che abbiamo il 13. Poi sotto c'è il 53, niente, il 22, il 21 e il 24. Direi che il secondo gioco è perdente. Proviamo ad andare sotto. Stessa cosa, ah è vero, c'è il bonus. Mi stavo dimenticando il bonus. Poi dopo dite, ma hai sbagliato, il bonus non l'hai grattato. E c'è il 17, no, non ce l'abbiamo. Per cui è lo stesso perdente. Andiamo avanti. Allora, 48, 49, 36, 14. E per finire 11. Questi sono i nostri numeri. Vediamo. Allora, qui abbiamo un 26 che non c'è, un 58 non c'è, 41 non l'abbiamo, 56, ma dai, ma sono tutti numeri alti. 40, su dai, fammi recuperare qualche soldino. 38, abbiamo il 36, il 21 non ce l'abbiamo, 34, 36,
fa 57, non ce l'abbiamo. 37. Allora, o lo fanno apposta o non è possibile. Cioè, ho il 36, non vuole uscire. Andiamo avanti. 28. No. Poi 18. Niente. Il 20 non c'è. E per finire il 22, che non ce l'abbiamo. Proviamo il bonus, che ovviamente c'è il 31, ma non abbiamo il 31. E anche il terzo gioco è per me. Ultimo gioco. Gioco 4. 500. Magari. 10. 500. Allora, deve uscire un altro 500. Ma col culo che ho io, non uscirà mai 500. Poi, 10.000. Oh, 50.000. No, neanche questo. Ok, direi che per niente. Perché qua, ovviamente, abbiamo un 100. Bene, grazie. Grazie per questo bigliettino lungo. Per dentro. Ok, allora, dato che pensavo di vincere, anche perché 10 euro è tantino, e ero curiosa per sapere i prezzi sotto. Direi che sono altissimi, perché sono molto alti, per cui devi anche valutare questo. Proviamo con l'applicazione, dato che ho grattato la barretta, per vedere se l'applicazione dice che non abbiamo vinto. Ma dov'è? Troviamolo qua. Ok. L'applicazione ovviamente dice che il biglietto è perdente. Io controllo sempre, perché calcolate che ogni tanto i grattivinci non sono fatti bene e può essere che tu non ti sei accorto e poi puoi vincere, diciamo, nel biglietto. Per cui, grazie all'applicazione, so tutto. Ovviamente, vabbè, io ho controllato per bene e il biglietto non è vincente. Peccato, perché almeno recuperavo 10 euro e potevo prendere altri grattivinci nuovi. Di solito, per quello che io non spendo 10 euro di grattivinci, perché sinceramente perdi 10 euro. Infatti io ho perso 10 euro. Mi sono un po' rimasta. Però, vabbè, fatemi sapere se vi piacciono questi grattivinci grossi e se volete che spendo altri 10 euro o ritorno ai miei soliti grattivinci di 3 euro, così non oltre i 5 euro, perché come sapete devi avere fortuna, devi avere culo e ogni tanto sei fortunata da vincere qualcosa in più oltre a 1 euro, 2 euro eccetera. Però appunto, se vincevo qualcosa potevo continuare a fare i video, invece così i soldi poi ce li devo mettere io per prendere i grattivinci e fare i video. Vabbè, detto questo, io registrerò l'altra parte dei due grattivinci che mi rimangono, per cui ve lo metto nella seconda parte, credo a inizio febbraio, adesso vediamo, dipende tutto se vinco oppure no. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un like e un commentino qua sotto e i grattivinci quale volete che io prendo, così se no vado io a random e prendo i soliti grattivinci carini, belli, che diciamo mi piacciono di più. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, spero che davvero vi è piaciuto questo video, anche se non è, diciamo, vincente. Ciao e al prossimo video!